No merda! No merda! Fanculo! Volete sapere perché sono così inviperito? Stay tuned e lo scoprirete! Penso che la maggior parte di voi abbiano familiarità già con le funzionalità di Facebook. In Facebook trovate tutta la storicità relativa ai vostri post, i commenti e dei like. Strava ha esattamente le stesse funzionalità, ma il tutto è riportato ad una dimensione sportiva. Quindi, se siete orientati ad attività che vanno dal ciclismo, al running, alla corsa e dal nuoto e molto altro ancora, questa è l'app che fa veramente per voi. Se conoscete Facebook, questa schermata potrebbe risultare familiare. Trovate la storicità dei vostri post, trovate i like, che qui sono chiamati kudos, ci sono i commenti, ci sono gli amici e le persone che possiamo seguire, chiamate following, e le persone che seguono voi, i followers. Tramite il menu Activity potrete vedere le attività di tutti quelli che seguite, comprese le vostre. Potreste filtrarle per vedere solo le vostre e qui c'è tutta la vostra storicità. Passando al menu Training, il Training Log, avrete una visione diversa delle vostre attività. Questo è il vostro training settimanale e mensile, quindi si vede in questa settimana quanti chilometri avete fatto nella settimana precedente e potreste andare indietro nel tempo per vedere per esempio lo stesso periodo quanti chilometri avete fatto. Cliccando sull'allenamento potreste andare direttamente all'attività. Come vedete questa è la Gran Fondo di Maggio dove vi dà tutti i riferimenti. Il Training Calendar mostra le attività a livello di mese, quindi a gennaio 24 ore passate in bicicletta, febbraio 17, ci cliccate sopra e vedete i dettagli relativi a livello giornaliero. Qui sopra trovate il numero delle ore trascorse, il numero di chilometri, quanti record avete fatto e il numero delle attività del mese. Tornando a Training Calendar potrete avere l'aggregazione dei dati, quindi dall'inizio dell'anno ad oggi 106 ore, 2000 e passa chilometri, 129 record personali e 106 attività. Andando in My Activities potrete ricercare dei percorsi che avete fatto nel passato. Per esempio la mia montagna preferita si chiama Righi, ci sono stato 3 volte e queste sono le indicazioni del percorso. Andando su Explore potete trovare segmenti, esplorare segmenti, ricercare segmenti o potete cercare degli atleti. Per esempio potreste cercare Nino Schurter ed eccolo qui, il mitico e fantastico Nino. Volendo potreste seguirlo e vedere tutte le attività che fa. Si ha la possibilità di creare e anche di far parte di determinati club, più molto altro. Per quanto riguarda i challenges si può filtrare per ride, che sta per ciclismo, e ci sono a disposizione 3 stemmini. Il primo riguarda la Gran Fondo. Se durante un'escursione fate più di 100 km, lo stemmino vi viene depositato sulla vostra bacheca personale. È una specie di medaglia. L'altro stemmino a disposizione riguarda la scalata. Se nell'arco di un mese scalate più di 8000 metri, vi viene regalato quest'altro stemmino. E il terzo e ultimo riguarda la distanza. Questo a livello globale. Chi percorre più chilometri nell'arco di un mese vince un premio, normalmente mi sembra una maglietta. Chiaramente per noi mountain biker è impensabile competere con i ciclisti di bicicletta da strada. Adesso andiamo a vedere come vengono creati questi post, perché ci sono diversi metodi. Il primo metodo è quello di creare manualmente il post, ma non è il metodo più comune. Per esempio potreste inserire una sessione di yoga. Questo è il menu delle varie attività sportive, come vedete ce ne sono un bel po'. C'è anche la sessione di yoga. Potete mettere il titolo, yoga, stretching al collo. Potete mettere la durata e una descrizione. Potete rendere la vostra attività privata o pubblica e schiacciando create create il post. Il secondo metodo per fare l'upload dell'attività è connettendolo al vostro dispositivo GPS. Ci sono diversi dispositivi, come per esempio il mio Cyclo o il Garmin Edge, l'ultimo della famiglia è il 1030. Questi dispositivi, una volta salvata l'attività, fanno l'upload automatico a Strava. Come vedete, non solo quei dispositivi, ma diversi dispositivi sono compatibili con Strava ed hanno la possibilità di caricare la vostra attività in modo automatico. Esiste anche una app di Strava da scaricare sul vostro cellulare con la quale potete registrare la vostra attività e anche questa verrà caricata in modo automatico sul sito internet.
Non solo, ma ci sono anche altri software tipo TrainerRoad o Zwift che caricano direttamente la vostra attività. Per esempio, andando sul mio profilo, questa è la mia home con tutte le mie attività, gli stemmini vinti e tutte le attività dell'anno. Io quest'inverno ho fatto parecchi rulli utilizzando l'applicazione Zwift e come vedete, ogni volta che finivo l'attività, Zwift mi caricava automaticamente il percorso fatto. Altre cose interessanti, quando io carico una traccia, questa viene caricata senza foto, ma se le foto le pubblicate sul vostro Instagram account, che è linkato insieme a Strava, queste vengono pubblicate in automatico. Se non avete Instagram, potete fare l'upload successivamente delle foto. Ho fatto un video riguardo, cliccate sul link qui sopra per vedere come si fa. Grazie a Strava anche le uscite in solitario fatte ogni giorno possono diventare delle sfide. In Strava si possono creare dei segmenti che possono essere resi pubblici o privati. Se si sceglie di renderli pubblici, allora inizierà la sfida anche con tutti i biker che pedaleranno sul segmento da voi creato o creato da altri. Questa è la lista dei segmenti su cui sono transitato in questo particolare trail. Facendo l'upload della traccia GPS della propria uscita su Strava, l'app verifica se si è transitati su dei segmenti e se così fosse, verifica il tempo impiegato per coprire quel determinato segmento. Qui infatti vedete c'è tutta la lista. In questo caso specifico, in questo segmento, possiamo vedere che il record del segmento è di 1 minuto e 21. Io sono in sesta posizione su 93 persone che sono transitate da quel segmento, sono a 13 secondi dal record. Quel giorno ho fatto il mio record personale, quindi ho migliorato il mio tempo di 3 secondi, sia il mio record personale che il record dell'anno. La velocità media percorsa sul segmento e i battiti cardiaci. E così è la sfida con se stessi. Ogni volta che io transito da quel segmento cerco di dare il meglio di me per cercare di migliorare primo il mio record personale e secondo magari arrivare in cima alla classifica. Questo invece è il segmento mio preferito di downhill pur di 16 minuti e 18, risulta in 27esima posizione su 509 a 7 minuti e 52 dal primo. Però in quella giornata specifica, perché qua sono 5 minuti al di sopra del mio record personale. Quindi se vado a cliccare sul segmento, risulto in 27esima posizione con 11 minuti e 23. Il record ce l'ha Nicola con 8 minuti e 26. Il bello è che potete andare a vedere tutte queste persone e i tragitti che fanno magari per allenarsi. Io per esempio, se seguo Marco, cliccando sul suo nome posso andare a vedere nella sua bacheca tutti i percorsi che fa. Questo è uno che spinge veramente, eh? Fa dei percorsi magnifici, eccezionali, proprietario anche di Com, King of Mountain, quindi è uno che fa gare. Posso vedere anche la differenza, totali chilometri percorsi, lui ha percorso 2700 km, io 2072, ha passato più ore di me in sella. Insomma, Strava è veramente un'applicazione fantastica, completa e stimolante, perché volendo, anche se siete da soli, in realtà potreste gareggiare contro voi stessi. E questo è quello che potrebbe succedere quando qualcosa va storto, mentre provate a battere il vostro tempo. Velocità massima e via! Ci arriva un pezzo tecnico! Oh, ok, arrivato l'ultima volta! Cerchiamo di stare in piedi, mamma mia, ah! Alto qui, bene, non toccare i freni qui, lascia andare, inizio il secondo pezzo, e vai, via, si vola, vai, singi, e giù, nel precipizio, bene, toccate i freni, No merda, fanculo, ma vacca, testa di c***o, ma vaffa, è sempre aperta quella merda lì, c***o, apri sta merda di cancello. Ehi, a puttane tutto adesso! Ah, c***o! Ah. Qua è aperto! Ma vai a cagare, va! E tutto questo solo per migliorare la mia classifica su Strava. Ci potrà essere più cucurucù?